Mi sono allenato per anni. Anni per questa missione servono testa, manualità, preparazione seduto in camera, davanti al mio computer a studiare ogni dettaglio, ogni movimento, ogni particolare. Bisogna conoscere il nemico per vincere. Arriva il fatidico giorno, a una festa a cui non sono invitato, il piano è perfetto. Come avevo immaginato, mi trovo in bagno, chiuso di fronte a lei. Affondo la lingua mentre tenta di dire qualcosa, poso la sua mano sul mio pacco, mossa meravigliosa, quando lei si divincola, mi guarda terrorizzata, mi dice che le piaccio, che è innamorata, che era tanto che voleva baciarmi, che forse dovrei regolarmi e che ho visto troppi porno. Secondo tentativo, altro scenario, altra battaglia, quando il mio avversario canaglia fa: no, guarda, io non faccio sesso orale. E si infrange ancora il copione, terza e ultima missione: no, guarda, io non faccio sesso anale né cose a tre. Sento il mondo intorno sgretolarsi, tutti questi anni dei rituali sequenziali e versi, eppure le ragazze reali sembravano avere qualcosa che non andava. Mi aspettavo un nemico agguerrito, porco, bramoso di fava. Invece ho trovato suorine disarmate, principessine impaurite. E le blonde, le brunette, le redhead, le housewife, le big tits, le gangbang, nessun anal, blowjob, doggy style, manco una orgia, una trisam, un cream pie, nessuna cazzuta, porno, guerra, lampo! Quella che si prospettava senza scampo era una estenuante, delicata guerra strategica di posizione. L'attesa si fece presto delusione, inutile. L'inglese ha preso con dedizione. Ritirata. Dietro al mio computer, casa, finalmente, lì dentro milioni di ragazze aspettavano da sempre dolcemente un mio click. Tutto ripartiva, prevedibile in tutti i versi e i modi, l'offensiva, numero variabile di partecipanti, vittoria scontata, ripetiti. Una giovane recluta tempo dopo mi disse: per uomini e donne l'amore è rovinato rispettivamente da due cose, il porno e la Disney, sono idee pericolose. Principi azzurri perfetti e maiale disposti a tutto, certo sai che non esistono, ma non ci credi mai del tutto. Ed un vecchio veterano recentemente mi ha detto: ti accadranno alcune delle cose più meravigliose che possano succedere a chi vive se sei disposto ad abbassare le tue aspettative, stupidi idioti, grazie. Io preferisco idealizzare, la realtà la lascio a voi che vi sapete accontentare. Per me la prima cosa è la fantasia. Trombate pure in prosa, io mi seguo in poesia. Oh yeah, oh yeah, I love your big dick. Stick it into my wet little pussy. Oh yeah, fuck me hard, fuck me hard, fuck me hard. Fuck me hard, fuck me hard, come on my face.